Le società tecnologiche sono quelle che si presentano sul mercato con multipli rispetto al fatturato o rispetto al guadagno correlato naturalmente al fatturato, e non sempre questo ha un'evidente correlazione diretta, in quanto molte società tecnologiche, perlomeno all'inizio, possono comunque lavorare non creando profit, ma perché hanno naturalmente una visione o un prodotto che potrebbe esplodere dopo. Il classico esempio in questo caso, che non è tecnologico, ma che è sicuramente ha rappresentato un'evoluzione, se pensiamo a Tesla, che ripeto, Sì. oggi non lo possiamo considerare come tecnologico puro, ma la macchina elettrica presente in tutto il mondo fino a 2 o 3 anni fa, il mercato comunque di quella macchina e la società in quanto tale non creava utile. Adesso non so esattamente di quanti anni ci dobbiamo spostare indietro, ma sicuramente era una situazione di una visione che poi si è concretizzata e ha portato naturalmente a un fortissimo apprezzamento poi dell'azione stessa. Ecco, il mercato tecnologico quindi è quel mercato che solitamente lavora molto, ma molto, ma molto bene, tende a sovraperformare il mercato dello Standard & Poor's e Dow Jones quando i tassi di interesse sono molto bassi. Perché? Per il semplice fatto che queste società hanno comunque bisogno di tanta liquidità per gli investimenti e i tassi di interesse bassi permettono di reperire con molta più facilità direttamente dalle banche, ma anche con operazioni di crowdfunding che sono molto importanti o di private equity che sono molto importanti in America. Tassi di interesse bassi permettono di avere liquidità abbondante. Questa liquidità abbondante che non trova la possibilità di essere investita direttamente in maniera molto remunerativa nelle obbligazioni, perché in questo caso se guardiamo i prezzi delle obbligazioni fino a un anno fa erano bassissime, fra lo 0 e l'1% in America, e che investite sul mercato tradizionale avrebbero comportato, diciamo, un possibile ritorno di investimento molto più basso di quello che si aspettano gli investitori con quella profilazione di rischio. Allora ecco che proprio i tassi bassi permettono di dare maggiore spinta al Nasdaq. Oggi sta avvenendo esattamente il contrario, come era prevedibile, come abbiamo sempre detto, il mercato del Nasdaq è salito fin troppo nell'ultimo anno, anno e mezzo, da quando c'è stata la fine della pandemia o comunque dopo i primi 3 mesi della pandemia, ha fatto naturalmente un movimento che ti posso far vedere contestualmente anche nel grafico, così riusciamo a capire meglio questo movimento. Eccolo qua, a inizio pandemia il Nasdaq valeva 9.745, c'è stato lo storno della pandemia, l'ha riportato in area 6.575, ed ecco qua in circa un anno e mezzo che dai 6.000 è andato a 16.000. Sì. Allora, capisci bene che vuol dire la quasi 12-18, quasi la triplicazione dei valori rispetto ai minimi e il raddoppio comunque rispetto a una situazione del 2019, che era una buona situazione, ma che sicuramente non si poteva immaginare un movimento di questo genere. Ecco, secondo me, molta parte di questo movimento è stata influenzata proprio da questi tassi bassi, che hanno permesso di, cercando sempre nuove modalità di remunerazione, di forte remunerazione, hanno permesso di investire anche su quelle società che si presentavano, fra virgolette, alcune con un buon fatturato, ma altre ancora come progetti. E questo è quello che ha permesso di portare naturalmente le quotazioni a determinati livelli. Quando è iniziato naturalmente la restrizione dei tassi quando hanno iniziato a aumentare i tassi di interesse in funzione delle scelte della Fed, che sono state precedute naturalmente dalla diminuzione del riacquisto dei titoli di Sì, Stato, e sì. quindi anche in questo caso tasso di interesse che è iniziato a incrementare, automaticamente hanno iniziato a riportare a casa i lauti guadagni e gli investimenti i primi grossi investitori. Poi questo naturalmente ha leggermente degenerato con l'accelerazione di questo ritocco dei tassi, che è vero che era prevista, ma ci ricordiamo che i primi 2 o 3 mesi la Fed, quando si è riunita, ha continuato a rinviare questo rialzo dei tassi. Contemporaneamente si è creata la situazione, diciamo, geopolitica molto difficoltosa. Ricordiamoci poi la forte necessità, per esempio, di prodotti lavorati, semilavorati, che devono arrivare necessari per la parte tech. Solo per citarne uno, i semiconduttori, Valentina. Sì. Semiconduttori
non arrivano perché maggiori produzioni sono in Cina, e fra il primo lockdown e il secondo lockdown, il secondo mini lockdown, in questo momento c'è una forte scarsità. C'è una domanda che è pari al volume dei prossimi 2 anni, in questo momento sono ancora in fortissima restrizione, questo crea dei rallentamenti alle società tecniche, e quindi le società tecniche, se non possono vendere o comunque devono vendere a un prezzo molto più elevato, è vero, aumentano momentaneamente i profitti, ma diminuiscono anche mediamente i volumi, ecco che si va a creare quindi questo meccanismo del cane che si morde la coda, e quindi questo avvitamento verso il basso e scivolamento. Michelangelo, io ti ringrazio tantissimo per questa panoramica veramente completa ed esaustiva, per la tua spiegazione estremamente chiara. Io mi sono segnata una frase in particolare sui tecnologici che hanno bisogno di tassi bassi, e allora auguri per il prossimo futuro, perché in realtà insomma si prevede un continuo rialzo dei tassi, soprattutto negli Stati Uniti, addirittura 6 ulteriori manovre da parte della Fed, e quindi insomma non è solamente una crisi limitata ad un breve periodo, ma si prospettano tempi bui per i titoli tecnologici. Insomma, sì, vedremo. Valentina, diciamo che i tassi bassi aiutano molto, certo. Ma non è che Nasdaq, quando ci sono stati i tassi in rialzo, non sia salito, non abbia avuto la capacità di salire. Diciamo, va a selezionare meglio, ci sarà una selezione naturale delle società che realmente hanno delle ottime prospettive rispetto ad altre che erano state sovracomprate perché non c'era alternativa di investimento. Quindi, certo, anche certo, quando ci sarà la stabilizzazione dei tassi di interesse sulle obbligazioni, quindi quando non ci sarà più forti prospettive rialziste, anche queste potrebbero permettere un deflusso nuovo dalla parte obbligazionaria verso la parte azionaria, quindi anche Nasdaq, dove i rendimenti devono essere più che proporzionati rispetto al rendimento che uno va a lasciare sulla parte obbligazionaria.